Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, appena finita la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Pisa-Benevento, dove il Pisa ha vinto di misura sul Benevento. Bene, una partita che il Pisa ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Un Pisa che è sceso in campo con la testa giusta e la mentalità giusta. La spinta propositiva fin dall'inizio della partita è stata determinante. Determinante. Bene, Birindelli che fa una cavalcata spettacolare, quindi di esterno passa a Benali, il quale non manca il centro, tira e segna, gonfia la rete e siamo sull'1-0 all'undicesimo. Ma poi ci sono state una miriade di occasioni per il Pisa. Peccato che non siamo riusciti a raddoppiare e a chiudere nel primo tempo. Un Pisa che mi è piaciuto fin dall'inizio, ripeto, bene Birindelli, Beruatto, tutti, Hermansson, Leverbe, una difesa a 4, una difesa veramente impostata nel segno giusto. I ragazzi hanno sbagliato niente, praticamente niente. Abbiamo ritrovato anche tra l'altro un bel centrocampo, bravo Marin, Mastino bene, anche se qualche erroretto nell'ultimo passaggio, ma bene, bene, e Nagy ottimo. Benali come trequartista oggi ha fatto vedere di che posto è fatto, al di là della rete, e quindi un Puskas e un Torre Grossa che è andato incalando nella ripresa e poi giustamente è stato sostituito. Ma io direi, in definitiva, il Pisa scende negli spogliatoi sull'1-0 strameritato. Ripresa, solito discorso, il Benevento entra Insigne, entra, sì, va bene, non era sicuramente oggi, il Benevento è stato annientato dalla forza della nostra squadra, dalla forza del Pisa. Non hanno dato, praticamente non hanno dato respiro i ragazzi al Benevento, quindi neutralizzato Letizia, neutralizzato la Padula, Insigne. No, non hanno impensierito minimamente né il centrocampo e né tantomeno hanno impensierito Nicolas. Quindi io direi che una partita veramente all'insegna targata Pisa in tutto e per tutto. Io quello che posso dire, qui sono perso anche la voce, ma è normale, va bene così, non mi interessa. Magari. E niente, mister, bene oggi, bene, io forse non avrei sostituito Benali, però vabbè, lo stesso, va bene ugualmente, bravo Gaetano, nostro Masucci quando è entrato a quei 10-15 minuti ha veramente fatto vedere grandi cose, grande Gaetano, bene, bene, bene veramente, bravo, bravo, bravo Gaetano. E niente, in definitiva bravi tutti. Lucca non mi è piaciuto in certe occasioni, non è riuscito a ingranare, non è riuscito, non correva magari sulle palle, insomma bisognerebbe cercare di correre un po' di più sulle palle, beh vabbè, comunque sia, ripeto, un Pisa veramente con le idee giuste e la mentalità giusta. Dire oggi che ha giocato male, io direi non c'è nulla da, ma chi vai a cercare, hanno giocato veramente bene ragazzi, un grande tifo, una grande, insomma, un grande tifo veramente oggi all'Arena Garibaldi, sold out, era, io penso che insomma niente, i ragazzi da curva hanno, ragazzi da curva, gradinata, tribuna, tutti hanno incitato i ragazzi e quindi secondo me è stato dodicesimo giocatore, no? Come si dice. Coreografia, bella coreografia, bellissima. Oggi è stato veramente, veramente una splendida partita, una splendida giornata per noi. Veramente, io penso una giornata da ricordare. Questa sì che è una giornata da ricordare, veramente, veramente, una giornata da ricordare. Vada come vada. Ma questa è stata veramente una giornata, abbiamo respirato calcio d'altri tempi. Eh sì, calcio d'altri tempi. Vabbè, è così, manchiamo dalla Serie A ormai nel 90. 90, 91. Vabbè, comunque sia,
una bella, una grande prestazione oggi, veramente, veramente una grande prestazione, perché comunque il Benevento è una squadra comunque di tutto rispetto. Bene, io per questo video mi fermo qua, vi aspetto lunedì, mi raccomando, segnatelo, lunedì per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video sui social, eccetera, eccetera. Io vi ricordo una cosa, ragazzi. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!